Oggi il back air si raddoppia, o meglio si sdoppia, perché vi farà il double back air burger. Eccolo qua, manzo e pollo. Ma soprattutto guardateli qua, questa è la mia novità. Due hamburger, o meglio due bun, in un solo panino. Ricetta un po' creativa, dove ci metto sempre cuore e passione, quindi seguitemi. E carne di manzo, io scelgo sempre della carne di anteriore per valorizzare quindi questi tagli anatomici, ovviamente anche in questo caso pezzata rossa friulana legata al marchio acqua. Ci ho messo un po' di uova, ci ho messo un po' di pane grattugiato e non ci ho messo del formaggio, le uova e il pane grattugiato per legare un po' la carne, però da casa potete anche non mettere niente. Ricordatevi però che se non mettete nessun, diciamo, aiuto per tenere collata la carne, potrebbe sfaldarsi o comunque rompersi in fase di cottura. Stessa cosa vale per la carne di pollo, dove non ho scelto il petto di pollo, ma ho scelto solo di macinare la coscia di pollo, quindi per dare un po' più di morbidezza, un po' più di intensità anche di sapore. Però passiamo alla lavorazione dell'hamburger. Molto semplici. Ci creiamo. Avete visto, no? Ne ho tre, quindi dobbiamo raddoppiare. Il back air quest'oggi vuole raddoppiare e sorprendervi. Tre hamburger di manzo, voilà, le mettiamo qui, e tre di pollo. Vedete che il pollo tende a essere un po' più morbido, un po' più, diciamo, anche acquoso del manzo, perché in effetti la caratteristica della coscia di pollo è quella di avere anche una parte di grasso più infiltrata dalla parte invece anteriore del manzo. Però giocheremo su queste due tipologie di carni. Allora, adesso prendiamo lo stampino normale. Io in questo caso ho usato un copapasta, semplicissimo. Prima iniziamo con il pollo, schiacciamo, uno, voilà, due e tre. La buona deontologia, che si rispetti in cucina, vorrebbe che ovviamente noi lavassimo le attrezzi che usiamo, il pollo, in questo caso il back air è un po' trasgressivo, quindi farà il tutto con un unico, diciamo, strumento. Però se volete a casa potete anche non contaminare le carni, basta che vi ricordiate di lavare ovviamente gli strumenti, non solo, anche le mani. Vedete che io non uso mai guanti, preferisco avere la sensibilità diretta con tutte le, diciamo, gli ingredienti che lavoro, perché secondo me è la miglior cosa, è un elemento molto fondamentale poi anche in fase di lavorazione. Un po' d'olio, ovviamente, spennelliamo leggermente in questo modo, guardate, tac, da un lato. Questo serve per far sì che poi l'hamburger, le nostre hamburger, non si incollino, non si attacchino in maniera anche un po' violenta sulla piastra. Anche queste due devono essere un po' oliate. E pronti? Pronti? Pronti a seguirmi? 3, 2, 1, voilà! Pollo sopra, manzo sotto. Non scaldo il pane, perché? Per una scelta mia, non ho voglia di scaldarlo, non ho voglia di bruciarlo, è già piccolo e consistente, fra l'altro un pane fatto appositamente per me dal mio amico Ezio Marinato, che ringrazio, guardatelo, con dei semi di sesamo e dei semi invece di fiori di papavero, in maniera che possa distinguere anche le consistenze poi quando vado ad abbinare le nostre hamburger diverse. Il sesamo ovviamente andrà per il pollo, mentre la parte di papavero invece andrà per il manzo. Eccola, tagliamo sempre con il coltello seghettato. Mancano le verdure. Che verdure useremo in questo piatto? Molto semplice, anche qui vi voglio sorprendere. Zucchine rotonde, zucchine gialle. Quindi le andiamo a tagliare piuttosto spesse. Guardate. E andiamo a metterle in piastra anche queste. Voilà. Io approfitto per questa operazione, perché cosa faccio adesso? Guardate. Ovviamente mi pulisco le mani, però vado a girare le hamburger. Voilà. Guardate che meraviglia.
voilà. Intanto che attendo, cosa faccio? Ketchup e maionese. Nella maionese mettiamo un pizzico di senape, ma soprattutto il tocco di magia che ho portato dal Marocco. Lo vedete? Lo zafferano. Ne abbiamo di buonissimo anche in Italia, e quindi questo è un prodotto che possiamo apprezzare anche acquistandolo in Italia. Non molto, eccolo lì. Pistilli super preziosi, detti anche oro rosso. Mescoliamo bene. Poi lasciamo un minuto in maniera che lo zafferano rilasci un po' il suo aroma anche. Casomai, io qui faccio tutto in fretta, vedete che le mie ricette sono molto veloci, però a casa vi consiglio di mettere lo zafferano nella maionese un po' prima. In questo modo riesce a rilasciare tutte, a sprigionare proprio tutto il suo aroma in maniera magico anche. Nel ketchup ci mettiamo questa salsa piccante dei miei amici del Centro America che me l'hanno regalata ed è spettacolare, atomica. Ecco qua, due gocce bastano. Mescoliamo anche qui, però non basta, perché io voglio aggiungere un tocco di zenzero. Quindi lo grattugiamo dalla parte più sottile. Non serve molto, dobbiamo solo dare una tonalità. È ovvio che se ai bambini non piace, non mettetelo, Mescoliamo anche il ketchup, che quindi sarà leggermente piccante, ma nel contempo anche un po' così intenso per lo zenzero. Vediamo, giriamo le zucchine. Direi di iniziare. Quindi, ecco qua. Verifichiamo bene una cosa. Perfetto. La zucchina più grande va dalla parte del pollo. Voilà. Le altre due le mettiamo invece dalla parte del manzo. Ovviamente io ho messo le zucchine, ma voi potete mettere di tutto e di più. Insomma, c'è il cavolo cappuccio, c'è la lattuga, potete mettere quello che volete. Questa è così, oggi mi ispiravo in questo modo. Ketchup, dove va il ketchup? Ovviamente il ketchup va dalla parte del manzo, dalla parte dove ci sono i semi di papavero. Poi ne aggiungeremo maionese con zafferano e non solo. Eccolo qua. Andiamo, ci avviciniamo all'impiattamento. Pronti? Allora, manzo. Voilà. Pollo. E per gli amanti anche del cheeseburger aggiungo anche un po' di formaggio. Formaggio arborinato, lo adoro. Piatto invitante, piatto creativo, piatto del Becker. Però manca ancora un piccolo tassello. Devo scoprire il vino ideale per questo piatto. A voi invece il compito di addentarlo da casa. Vediamo per una delle mie ricette più creative, il Double Becker Burger, quale vino abbinerà il nostro magico e bravissimo Gianni Bignucolo. Gianni, io ho fatto una doppia hamburger, pollo, manzo, reinterpretata. A te il vino. Caro Fabrizio, io qui non avevo dubbi su una scelta di, diciamo così, proprio spontanea, che andava sul Pinot Grigio. Però
Poi, riflettendo, il piatto mi sembra più fatto per giovani. E siccome mi interessa molto anche far conoscere questo abbinamento con la ribolla gialla, che è un autoctono. Certo. È un vino tipico che piace poi molto ai giovani e quindi potrebbe essere proprio diciamo il vino ideale per questo abbinamento. Avete visto? Insomma, doppio hamburger, doppio abbinamento del vino. Bravissimo Gianni, quindi possiamo, è un'indicazione palese, potete scegliere sia il Pinot Grigio che la ribolla gialla. Io però la ribolla gialla la adoro, perché in effetti è un grande vino, è autoctono. Che caratteristiche ha questa ribolla gialla di Canus? Ecco, allora, devi sapere che nella ribolla gialla, che adesso riscuote tanto successo anche, diciamo, commerciale dal punto di vista, ci sono diverse tipologie, ci sono diverse espressioni, perché si parte, noi adesso in questo momento ti propongo la ribolla gialla tranquilla, cioè il vino come viene dalla, però diciamo, esiste anche ferma, una ribolla, si ferma, esatto, esiste anche una ribolla gialla macerata, quella che mettono le anfore, esiste una ribolla gialla Charmat, cioè bollicine in autoclave, e anche una ribolla gialla Champenois. Addirittura la ribolla viene anche chiamato il vino nuovo per le castagne, in Friuli veniva chiamato. Quindi è, diciamo così, un trionfo di possibilità con questo vino. Beh, caratteristiche eccezionali. Sì, comunque è un vino neutro, è un vino che però ha nella sua acidità, nella sua freschezza, nella sua eleganza, diciamo che è poi quello che apprezzano molto magari proprio i giovani, e si presta un po' a tanti abbinamenti, anche se alle volte ti ripeto, su questo avrei optato quasi per un vino grigio. Certo, allora lasciamelo dire però. Avete visto? Vi ho proposto una ricetta giovane, briosa, creativa. Gianni ci ha proposto un altro vino altrettanto straordinario, ribolla gialla, che può essere spumantizzato o no, o ferma come questa, quindi a voi la scelta. Soprattutto, insomma, avete visto che sono state fatte due proposte eccezionali. E come sempre vi ricordo, il Becker immancabilmente vi dice che chiunque può essere bravo in cucina, purché ci metta passione. Ci vediamo alla prossima puntata. Parole Becker, ciao!